Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Serpens SR Farmaceutici SPA. Ultimo aggiornamento. 23 novembre 2021. Cos'è Serpens? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere Serpens durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è Serpens? Serpens è un farmaco a base del principio attivo estratto lipidico sterolico di sereno Arrepens, appartenente alla categoria degli ipertrofia prostatica benigna e nello specifico altri farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna. È commercializzato in Italia dall'azienda SR Farmaceutici SPA. Serpens può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Serpens 320 mg 16 capsule gelatina molle informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. SF Group SRL concessionario. SR Farmaceutici SPA ricetta. RR medicinali soggetti a prescrizione medica classe. C principio attivo. Estratto lipidico sterolico di sereno Arrepens gruppo terapeutico. Ipertrofia prostatica benigna forma farmaceutica. Capsula molle indicazioni turbe funzionali dell'ipertrofia prostatica. Gli effetti di Serpens si manifestano elettivamente sulla sintomatologia propria dell'ipertrofia prostatica. Pollachiuria, nicturia, disuria, diminuzione del volume e della forza del getto. Svuotamento vescicale incompleto e residuo vescicale e sensazione dolorosa di tensione perineale. I risultati della sperimentazione clinica hanno confermato il miglioramento della sintomatologia funzionale in un'alta percentuale di casi specie negli stati iniziali e non complicati della malattia. Negli stati più avanzati, la somministrazione di Serpens può risultare utile per alleviare le sofferenze del paziente e per meglio predisporlo ad un eventuale intervento chirurgico. In studi clinici prolungati Serpens ha dimostrato di mantenere a lungo i suoi effetti. Posologia nei casi di ipertrofia prostatica benigna che si manifestano con sintomatologia di lieve o modesta entità, si consiglia la somministrazione di una capsula da 320 mg al giorno, durante il pasto della sera. In presenza di quadri sintomatologici più gravi, ove sia richiesta una più intensa e rapida attività del farmaco, la terapia può essere condotta con una capsula orale da 320 mg, da assumersi due volte al giorno, durante i pasti. È consigliabile che per entrambi i tipi di trattamento la durata della terapia, a cicli eventualmente ripetibili, non sia inferiore ai 30 giorni. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti presenti nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego date le sue indicazioni il medicinale è usato solo in pazienti di sesso maschile. Popolazione pediatrica vista la sua indicazione, Serpens non deve essere usato nei bambini. Informazioni importanti su, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono state segnalate interazioni con altri farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Assumere Serpens durante la gravidanza e l'allattamento Posso prendere Serpens durante la gravidanza e l'allattamento? Date le sue indicazioni il medicinale è usato solo in pazienti di sesso maschile. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Serpens 320 mg capsule molli non influisce sulla capacità di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati occasionalmente nausea, specie qualora il farmaco venga somministrato a stomaco vuoto. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio Non sono mai stati segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica. Urologici ATC. G04CX02 Serpens è attivo nel trattamento dei disturbi funzionali collegati con l'ipertrofia prostatica.
L'effetto terapeutico è attribuibile a specifiche azioni farmacologiche del prodotto ed in particolare, proprietà farmacocinetiche. Lo studio gastromatografico, farmacocinetica nel cane, indica che l'estratto lipidico sterolico di Sereno Arrepens viene assorbito dopo somministrazione orale. Si dimostra che il principale componente dell'estratto, che ha un tempo di, dati preclinici di sicurezza, gli studi di tossicologia hanno permesso di accertare che Serpens 320 mg capsule molli è privo di potenziale tossico e ben tollerato, sia sotto l'aspetto macroscopico funzionale, che microscopico istopatologico, per somministrazione, elenco degli eccipienti gelatina, glicerolo, sodio p-idrossibenzoato di etile e 215, sodio p-idrossibenzoato di propile e 217, titanio diossido e 171, ferro ossido rosso, e 172, ferro ossido marrone, e 172, ferro ossido giallo, e farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Serpens a base di estratto lipidico sterolico di Sereno Arrepens sono: per Mixon, Saba, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.